con Vivian Bale, qui da Tavernerio, alle spalle la Fiorentina, di fronte la Sampdoria, nel mezzo qualche giorno ancora per prepararci. Da dove si deve partire? Ovviamente dobbiamo partire con questi errori che abbiamo fatto contro la Fiorentina, dobbiamo imparare e crescere su questi. E poi dobbiamo guardare avanti perché abbiamo una partita molto molto importante contro la Sampdoria, quindi è una settimana, sarà una settimana intensa e dobbiamo preparare bene la partita tutti insieme. Ecco, la settimana, poi la partita con la Sampdoria, come tu dici, una partita molto importante. Qual è il ruolo che vedi per questo Como di qui alla fine della stagione? Perché è una stagione un po' particolare, non c'è chi è evidentemente più debole delle altre, c'è qualche squadra un po' più strutturata, ma anche voi avete dimostrato di potervela giocare un po' con tutte. Penso che noi, come hai detto tu, possiamo vincere con tutti, ma in questa stagione tutto può succedere. La Juve perde, è come pareggia contro la Juve, quindi dobbiamo sempre essere sul pezzo e dobbiamo essere pronti per ogni partita, perché in tutte le partite si può vincere e si può perdere. E giocare fino alla fine, perché come ha detto la vostra capitana, ci fossero stati altri 5 minuti, chissà. Sì, esatto, no? Ma anche dobbiamo essere svegli dall'inizio. All'inizio. Questo è anche molto importante perché è la seconda volta contro la Fiorentina che subiamo molto, molto presto in partita e questo è difficile tornare. E quindi come si affronta per chiudere la prossima partita fin dall'inizio? Cosa serve? Concentrazione? Certo, concentrazione, convinzione? Determinazione. Sì, e consapevolezza che possiamo giocare con tutti. Sì. Poi la pausa e si riparte subito con una gara anche lì altrettanto importante. Sì. Chissà che Natale magari non ci porti in dono un po' più di determinazione all'inizio, quindi. Tu dici la Coppa? La Coppa sì. E poi anche quella successiva all'inizio del campionato. Sì, no, la Coppa secondo me è una bella cosa dove non dobbiamo vincere, ma possiamo prendere fiducia per noi e ovviamente una bella cosa, anche l'anno scorso abbiamo fatto bene in Coppa e sì, secondo me può portare tanta positività alla squadra. Grazie. Grazie.